nell'Astigiano, a Ferrere, in un bosco della valle ai piedi del Castel Rosso, una piccola croce in pietra riporta un nome: Eligio Baruffaldi, e una data ormai illeggibile. A Vesime, su un muro della chiesetta adiacente il cimitero, c'è una lapide con una foto sbiadita e a fatica si legge il nome di Quintilio Corte. Ad Aramengo, al centro di una piccola radura nei boschi, si intuisce appena che il nome inciso su un cippo seminascosto è quello di Franco Perrucchietto. Partigiani caduti e luoghi ormai privi di memoria. Lungo una stradina secondaria di Sant'Anna di Rocca d'Arazzo, là, c'è sempre un fiore ad adornare la croce che segna il luogo in cui è morto Provino Turello. Ma in Regione Corte di San Marzano Oliveto bisogna chiedere agli anziani del posto dove si trova il cippo che ricorda 10 partigiani. I nuovi residenti o proprietari di seconde case giunti dalle grandi città o dall'estero, attratti dal fascino delle colline UNESCO, ne ignorano l'esistenza. La memoria, anche se incisa a suo tempo nella pietra, in molte località è stata resa labile dal passare degli anni e delle generazioni. Il contesto sociale e culturale in cui si è sviluppata la lotta partigiana nell'Astigiano è particolare. Da un lato la città, con un movimento operaio combattivo, ma tramortito dalla repressione fascista. Dall'altro un mare contadino, povero e chiuso verso l'esterno, fatto di piccole comunità che, dopo l'8 settembre 1943, hanno istintivamente protetto e nascosto gli sbandati e i renitenti e dato molti dei loro figli alle formazioni partigiane, sopportando allo stesso tempo con fatica il peso della loro presenza. È il mondo contadino descritto da Beppe Fenoglio nella Malora, non quello di certe idilliache rappresentazioni dominate dalla nostalgia per un bel tempo passato, in realtà mai esistito. La povertà lo ha reso capace di slanci generosi, ma anche di atteggiamenti di miseria umana e di grettezza, e non lo ha reso immune dalla violenza. Una società che, in fondo, ha cercato di sopravvivere alle emergenze di una guerra civile, combattuta anche per le strade dei singoli paesi. La lotta partigiana ha avuto aspirazioni e progetti plurali, ma anche valori comuni, a partire dal rifiuto della guerra e quindi del fascismo, che sulla guerra aveva fondato il proprio progetto educativo e politico. E un ruolo di riferimento per i giovani nati e cresciuti nel ventennio fascista lo hanno svolto quanti avevano sempre mantenuto, nonostante le repressioni, un impegno di opposizione attiva al regime. Durante la resistenza, l'antifascismo politico più maturo ha poi saputo progettare un'Italia diversa, dando vita, in aree temporaneamente liberate dalla presenza nazifascista, a primi esperimenti di autogoverno e di educazione alla democrazia. Un'esperienza che nel Basso Astigiano ha visto coinvolti per quasi 2 mesi, nell'autunno del 1944, una quarantina di comuni coordinati da una giunta in cui erano rappresentate tutte le anime e le culture dell'antifascismo. La resistenza è stata anche guerra civile, oltre che di liberazione, combattuta dalla maggior parte dei figli di questa terra,
che con la sua gente, le sue comunità, le sue colline, i suoi nascondigli, si è chiusa protettiva attorno ad essi, soprattutto nei momenti più drammatici e duri, come l'inverno 1944-45. Certo, ancora oggi la popolazione rimprovera spesso ai partigiani di averla esposta ai rischi delle rappresaglie senza aver saputo difenderla, e ciò alimenta il permanere di memorie divise. Dalla ricostruzione delle vicende della guerra emergono episodi individuali, familiari e comunitari drammatici. La cattura a Grazzano di 26 partigiani della banda Lenti e la loro fucilazione a Valenza il 12 settembre 1944. Le impiccagioni di Luigi Capriolo a Villafranca il 31 agosto e di Faustino Novara a Baldichieri il 1 ottobre 1944. I tre fratelli Olivero, uccisi tra il 29 novembre e il 1 dicembre 1944. Le due bambine rimaste accidentalmente colpite durante scontri armati tra partigiani e fascisti a Rocca d'Arazzo e a Monbaldone. I fratelli Carlo ed Egidio Carena, torturati e fucilati dai fascisti a Bistagno il 31 gennaio. I due fratelli Negro, uccisi con tre compagni il 22 febbraio a Moasca da fascisti che si fingono partigiani. La famiglia Fornasero, fucilata per rappresaglia nel cortile di casa, alla Baudina di Berzano San Pietro, il 15 marzo 1945. Emergono però anche eventi straordinari, come la costruzione e l'utilizzo di un piccolo aeroporto partigiano a Vesime, frutto della collaborazione tra partigiani e comandi alleati e segno di uno stabile controllo militare del territorio. Il prezzo pagato alla repressione nazifascista è stato durissimo. Centinaia di caduti, centinaia di deportati in Germania, nei campi di lavoro o nei lager. Partigiani, ma anche renitenti e civili, ragazzi spesso giovanissimi strappati alla loro terra e trasformati in manodopera schiava. E le case, le cascine devastate, razziate, bruciate. Le minacce e le violenze contro la popolazione civile, accusata di proteggere i partigiani. Lutti e violenze subite che hanno alimentato rancori e che a liberazione avvenuta hanno allungato i tempi di una difficile uscita dalla guerra. Il racconto fatto in passato di una resistenza priva di divisioni, errori e contraddizioni ha contribuito ad alimentare un revisionismo antipartigiano che tenta di assegnare una percentuale identica di ragione e di torto ad antifascisti e fascisti, in nome di una generica esigenza di pacificazione, della buona fede che giustificherebbe ogni scelta e del pietismo per tutti i caduti. Ma dietro ai partigiani c'è un'idea di democrazia, di libertà e di giustizia, mentre dietro ai fascisti e nazisti c'era il mito del più forte, della pulizia etnica, c'era l'idea di un'Europa costellata dai lager per eliminare le diversità. L'antifascismo è invece l'affermazione di valori opposti a quelli sui quali il fascismo aveva costruito il proprio progetto sociale, politico, imperialista e razzista. L'antifascismo e i suoi valori sono parte integrante e fondamentale della Costituzione italiana. Per questo non possiamo non dirci antifascisti, senza se e senza ma.